E adesso, come per le voci femminili, facciamo un esercizio che ci aiuta a lavorare sul sostegno del fiato su delle frasi un po' più lunghe. È un po' una ginnastica, ok? Un po' la ginnastica di quello che è mantenere il fiato. L'esercizio, anche ve lo rispiego, è diviso in tre parti. Per ogni parte si prenderà un fiato finché non vi dirò io di allungare il primo fiato per le prime due parti. E poi, diciamo, l'obiettivo è fare tutte e tre le parti dell'esercizio con il fiato che prendiamo all'inizio. Complicato spiegarlo, un po' più semplice da fare. Mi raccomando, respirate sempre in questa parte bassa, non respiriamo qua nelle spalle. Per me è un po' basso, questa parte, però insomma cercherò di cantarvela al meglio. Ed è questo. One, two, three, four. Ma me mi mo mu. 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 Ok, queste sono le tre parti dell'esercizio. Per ora partiamo e prendiamole sempre un fiato alla volta, ok? Stiamo sul fa diesis. One, two, three, four. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Fiato. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Ancora uguale. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Fiato. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Adesso facciamo un fiato per i primi due. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Fiato. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Uguale. Lavorate sempre con la parte bassa della cassa toracica, addome alto, mi raccomando.